Cari amici, buongiorno, eccomi qui. Allora, colgo occasione per questi 5 minuti disponibili tra una commissione e l'altra, per rispondere a tutte le richieste che sono state fatte, i messaggi che mi avete inviato, relativamente all'acqua del pozzo di San Damiano Piacentino. A quanto pare girano voci che da almeno una settimana, se non 10 giorni, non è più possibile prendere l'acqua perché qualcuno, insomma, dice che il pozzo è prosciugato, non c'è più acqua. Addirittura ci sono dei messaggi allarmistici che questo è un segno della fine dei tempi. Allora, diciamo che di segni ne abbiamo a bizzeffe, non abbiamo bisogno di quest'ulteriore segno. Tra l'altro, io mi sono informato e ci sono anche dei messaggi che dicono che quest'acqua non si sarebbe mai prosciugata, se non quando le persone, andando ad attingere acqua, non avessero fatto delle determinate preghiere. Vi ricordate che la Madonna ha detto che bisogna dare, c'è una formula da dire, una preghiera da dire 3 volte alla fine di una decina di Ave Maria, prima di prendere l'acqua. Questo affinché appunto si alimenti sia la fede di chi prende quell'acqua, ma che alimenti anche la grazia divina che dà la possibilità al cielo di darci quest'acqua miracolosa che sappiamo essere un'acqua che libera dagli ossessi, guarisce nel corpo e guarisce nell'anima. E sono tanti messaggi di allarmismo che mi sono arrivati. Mi sono informato un attimino e non c'è un vero e proprio allarmismo, non siamo alla fine dei tempi perché manca l'acqua a San Damiano, lo siamo per altri motivi e ve lo dico ormai da 3 anni, ma non solo io, tanti altri ne parlano, più illustri. A quanto pare però il problema non sta nell'acqua che è scomparsa o che non c'è più, che non viene più data. E ricordiamo comunque che è sempre necessario rispettare quel luogo, è sempre necessario pregare prima di prendere l'acqua, è sempre necessario non sprecarla, perché ho visto un sacco di persone che facevano il lavaggio delle taniche, cosa che è espressamente vietato, che lasciavano i rubinetti aperti, che sprecavano quest'acqua divina. Ecco, questo è il problema del modernismo, non si riconosce più il sacro in nulla. Sembra quasi che andate a prendere l'acqua del supermercato, ma neanche, quella del supermercato almeno la pagate, quella non la pagate neanche, quella a San Damiano. Quell'acqua della fontana dei giardini, ecco. Allora, quindi rimaniamo fermi che bisogna dare rispetto a un luogo sacro, che bisogna fare quello che viene richiesto da Maria Santissima, ma soprattutto dobbiamo appunto rispettare, non sprecare una risorsa così importante che è di beneficio a tanti fratelli. Tornando al discorso dell'acqua, appunto, dicevo, l'acqua non c'è perché c'è un blocco alla pompa idraulica. Quindi la stanno risistemando. Questo è quello che mi è stato confermato da persone che sono lì. Quindi è un problema non di prosciugamento soprannaturale, ma bensì di un guasto meccanico che spero venga ripristinato al più presto. Questo è quello che è. Se avete aggiornamenti, se avete notizie più precise, inviatemele, però state tranquilli che tra non molto l'acqua risgorgerà, sempre se rispettiamo quelle che sono le disposizioni di Maria Santissima, ovvero della preghiera, per ricevere quell'acqua che è stata poi inviata in benedetta dal cielo e indicata dalla spada di San Michele. Quindi ricordiamoci sempre, quando entriamo in chiesa, quando andiamo nei luoghi sacri, bisogna rispettare sia l'abbigliamento, ma anche i sacramentali e anche tutto ciò che riguarda le pratiche devozionali. Sia lodato Gesù Cristo.